morosità o vastitudine. Sostantivo femminile singolare, indica la profonda virtù di chi davanti a una battaglia divenuta inutile ha il coraggio di pronunciare un fatidico liberatorio basta. Questo disse in televisione, giorno dopo diluvio. Hashtag bastitudine, bastitudine, finché a un certo punto la mia assistente mi dice: guarda Stefano, è arrivata questa cosa qua. Una persona. Carissimi, dopo 20-30 anni di lavoro ho deciso di... te lo sai, ho deciso di consegnare la lettera di dimissioni e ho allegato il vostro racconto di Piazza Pulita dell'altra sera, morosinità o bastitudine. Lì ho detto: cavolo, allora le parole nuove servono, allora quante ne possiamo creare? Per cui per esempio ho creato anche, vedi che poi alla fine tutto torna, alfonsinità, e l'ho creata in nome della vostra Alfonsina Morini. Cioè questa ragazza fantastica di Castelfranco Emilia, che alla fine dell'Ottocento, in una famiglia di campagna, figlia di braccianti agricoli, ha una grandissima passione per la bicicletta. E fino da bambina va in bicicletta, la ragazza va in bicicletta, è talmente brava che a un certo punto comincia a segnarsi alle gare di ciclismo e le vince. È formidabile. Però quando questa comincia a crescere e intanto non trova marito, non sa tutto di cosa fa, va in bicicletta, insomma. Perché se cosa fa? La Morini cosa fa? Va in bicicletta, l'Alfonsina va in bicicletta. Finché lei non trova, poi nel libro è raccontata tutta con una, con i dettagli, che sono curiosi, finché lei non trova un marito, per caso, perché la vita certe volte è meravigliosa, lei va, sapete che quella, questa non c'è scritta nel libro, lo sapete che, per dire, quando si dice il caso, no? La Morini incontra per caso in una trattoria un uomo di nome Luigi Strada che si innamora di lei, e questo lavorava e viveva nella via di Milano dove fabbricavano le biciclette bianche. Voi ridete, sapete che alcuni anni fa, alla fine degli anni 80, un giorno, andate a vedere, se vi dico sciocchezze, andate a vedere su internet, ormai internet, un giorno durante una pausa pranzo, allora, facciamo un passo indietro, altrimenti non capite. Per come è fatto il pianeta Terra, per come sono distribuite le zone emerse, le terre emerse rispetto alle terre scoperte dall'acqua, la possibilità che un corpo astrale, meteorite, impatti non con la superficie acquosa, ma con la superficie di terra, la percentuale è già bassissima. Considerando delle terre emerse, quante sono desolate e disabitate, quante invece sono abitate dall'essere umano, la possibilità che il corpo astrale impatti su terraferma e su zona abitata sono infinitamente ancora più basse. Beh, alla fine degli anni 80 un corpo astrale di questa massa impatta durante la pausa pranzo dentro il cortile di una fabbrica di Torino. Dice: perché ci racconta questa cosa? Sapete cosa produceva quella fabbrica? Ombrelli per meteoriti. Giuro. Questi facevano ombrelli per astronavi e per satelliti che proteggessero da corpi astrali. L'Alfonsina, e tu ridi, ma l'Alfonsina Morini trova questo che lavorava vicino alla Bianchi. Vuoi sposarmi? Certo. E si sposano. E lui diventa un suo motivatore al punto tale che la convince a fare una cosa pazzesca. La storia della Morini è meravigliosa. Io a un certo punto l'ho raccontata una volta, eravamo qua vicino da Macena, mi ricordo, con Ligabue e con Kasia Smutnia, che gli raccontai questa cosa. Loro mi guardavano, mi dissero: ma l'ha inventata tutta tu? Dico: no, guarda, ti mando il libro domani, capito? L'Alfonsina Morini viene convinta dal marito a fare una cosa che è un film. Cioè il marito gli dice: tu devi scrivere al Giro d'Italia. Dice: no, il Giro d'Italia sono tutti uomini. Secondo me tu lo devi fare. Allora cosa fa? Lei va nel 24, pieno fascismo. Lei va con i capelli tagliati corti, toglie la A al nome proprio, Alfonsina, la leva, si presenta come Alfonsin Morini. E dice: vediamo come va. Comincia, bicicletta, arriva alla fine della prima tappa, a Genova, e non arriva affatto ultima, anzi.
Mentre sono a Genova e devono fare la sonda, scoprono che c'è qualcosa che non va. Per cui le dicono, lei fuori, perché le donne fuori dal Giro d'Italia, è roba per uomini, fuori. E lei dice, no, ma io vorrei rimanere, no, fuori. E si solleva una protesta di tutte le 24, una protesta di tutte le donne di Genova, che dicono, se la toccate, sai tipo Lisistrata, Aristofane, no? Se la toccate, vi facciamo un mazzo, per cui l'organizzazione, cioè la Domenica del Corriere, non toccate la stanza, per cui sono costretti a intervenire e a dire, va bene, facciamo così, un compromesso. Lei continua a correre il giro, di tappa in tappa, ma sia chiaro che la prima volta che lei arriva ultima è fuori. Appena ci sarà un uomo che fa peggio di lei, lei ancora può continuare a correrlo. E lei ci si mette l'impegno, secondo me è una delle storie di emancipazione femminile più belle. Anzi, non è vero, poi me la racconto altro. E praticamente, no, perché poi c'è sempre una storia più bella di quella che stai raccontando, capito? E ci saranno sicuramente storie più belle di quelle che vi racconto io. Se voi andate a casa e le mettete a cercare, troverete sicuramente storie più belle di quello che vi racconto, e quando le racconterete ci sarà qualcun altro che si andrà a cercare e le troverà più belle delle vostre, perché la miniera delle storie è sempre disponibile, perché è successo di tutto all'essere umano e per fortuna è stato raccontato. L'Alfonsina comincia a correre e riesce ogni volta a non arrivare ultima, eppure in un Giro d'Italia in cui gliene capitano di tutti i colori, perché il Giro d'Italia di allora non era mica quello di adesso, le strade non asfaltate. Vi segnalo, le strade non asfaltate. Arrivano in Basilicata e a un certo punto lei racconta che lei e gli altri a un certo punto sentono abbaiare e c'è una muta di cani randagi che corre dietro alle biciclette. Dice, in quella gara sono arrivati tutti velocissimi, ci credo, c'erano 35 cani dietro. Dopodiché arrivano, poi c'era una cosa fantastica, quando foravano la gomma dovevano rimettersela loro, no? E c'è un momento fantastico in cui lei fora la gomma in Abruzzo e nessuno la aiuta, se non una massaia che a un certo punto scende da casa con una roba della lavastoviglie e le dice, e gli dà questa cosa, insomma, lei riesce ad arrivare fino a Milano. Arriva a Milano, ce l'ha fatta. E il capo, tutto questo non vi dico, che lei, ci sono storie meravigliose, lei che attraversa posti e trova tutte le scritte sui muri, no? Con scritto che è di tutto, che è una buona donna, che il suo marito è un cornuto, è di tutto, le cose più allucinanti. Lei riesce ad arrivare all'ultima tappa a Milano, riesce ad arrivare quella volta, anche quella volta non ultima, appena scende di bicicletta, il capo del Giro d'Italia dice, bene, non ti avevamo detto però che in realtà è dalla prima tappa, da quella famosa volta di Genova, che tu comunque sei fuori gara, perché noi ti avevamo già fatta fuori, perché sei donna. Però non hai diritto a nessun riconoscimento se non a questa cosa qua. E le regalano un quadernino che è rosa, perché al Giro d'Italia è tutto rosa, no? La Gazzetta è tutto rosa. E lei, essendo donna, è rosa. E mi vedo questa donna che non c'è donna, secondo me, che abbia odiato il rosa quanto Alfonsina Morini, secondo me. Prende questa roba, se la mette in tasca, torna a casa e racconta la sua storia. E quindi ho creato il sostantivo alfonsinità, sostantivo femminile singolare. Cioè quando ti rendi conto che il pregiudizio con cui stai lottando è talmente radicato e profondo che per quanto tu ce la metta tutta ci sarà sempre qualche cretino che ti dice sei fuori gara. Ecco.